Assessore Santa Venere, nell'ambito del programma IPA Adriatico il Comune di Pescara ha ricevuto un finanziamento di 1 milione di euro. Si tratta ovviamente di un finanziamento che va a capitalizzare già i risultati che sono stati raggiunti con appunto i precedenti programmi e soprattutto quindi impegnarsi su quello che è il tema della tutela del mare, quindi della biodiversità marina, anche e soprattutto per rivalutare i territori e quindi interessare ovviamente la regione Adriatico-Ionica e quindi cercare di trovare nelle risorse che noi abbiamo naturali il valore aggiunto. Avvocato Di Salvatore, vogliamo spiegare il senso di questa iniziativa, di questo 1 milione di euro che nell'ambito del programma dell'IPA Adriatico potrà avere il Comune di Pescara? Progetto che incastra realmente tre pilastri dell'Ioser, pilastro 1, il pilastro 3 e il pilastro 4, quindi biodiversità marittima, tutela dell'ecosistema del mare Adriatico, turismo sostenibile e quindi rilancio reale e concreto in un partenariato prolifero che vede il Comune di Pescara come lead partner, che vede la Slovenia, il Montenegro, la Croazia, in un effettivo reale conseguimento degli obiettivi strategici della Commissione europea. È l'unico progetto di tutela dei cetacei, è l'unico progetto che incastra realmente la biodiversità del mare Adriatico e quindi pone anche l'attenzione sulla trasportistica del mare Adriatico e la tutela delle acque del mare Adriatico.